parte la ragnatela che lo sottolineiamo. Questa è macchina magica o automa della nobiltà. Dall'alto rame originale della seconda metà del Settecento, restaurato peraltro grazie a un volontario dell'Associazione Amici di Villalitta, rappresenta la nobiltà del duca, no? Il cavallo, che è l'animale con cui lui si sposta, al contrario delle persone comuni, il nobile va a cavallo. La corona ducale, il biscione, che è lo stemma dei Visconti Borromeo, dalla parte opposta la scacchiera, che è lo stemma dei Litta, e i corni, che sono gli strumenti. I bambini, quando porti i bambini, non sono mica così. Bambini delle scuole, no. Ma perché si è messo a pisciare? Vabbè, lascia che pisci. Vedete, i corni, che sono gli strumenti attraverso il quale il nobile governa la caccia, diffondendo musica, la caccia è l'hobby tipico del nobile. Però se normalmente il nobile governa la caccia con i corni, diffondendo musica, la signora che è stata bagnata diventa in questo momento contessa di nome? Antonella. Antonella. Perché l'Antonella ha il dito magico. Se lei alza l'indice, non faccia dita, prima lo alza in alto e poi punta i corni. Non l'ho fatto tre mesi. Brava! Fare la doccia così? Riprovi? Le ho detto che prima deve alzarlo. Vediamo il conte. Scusi. Senta, se non è nobile, è mica colpa nostra. Sono solo con le donne. Proviamo con la contessa. Vado dietro di lei. Dai, provi. Vediamo. Vediamo, per me lei non è nobile. Questa è la mia interpretazione. Se prova la contessa, che è nobile. Subito. Aspetti, cosa sta pensando? No, non glielo posso dire. E per quello, aspetta, andiamo un po' più avanti. Va. La contessa alza il dito e poi punta i corni. Ecco. Com'è la faccenda. Vado vicino perché mi sento la vacca. Quasi ora del caffè. In realtà ne c'è. Guardate però, finalmente siamo di fronte al prona o grande pavimento restaurato nel 1780 dalla famiglia Litta, tant'è che può inserire anche la Madonna. Quindi quello che vediamo è un originale cinquecentesco, un po' veramente parlato. Giocheranno anche con il tatto. Ci sciacquano. Adesso che passiamo? Infatti adesso passiamo. Eccoci qua, facciata nord. Guardate la facciata nord che era stata originale del Cinquecento. Come poi era anche quella... Strutture di mattoni, ma ricoperta di questa pietra povera, tra virgolette, che si chiama Ardesia. Perché questa scelta? Perché il duca ha voluto mantenere il concetto del conte, per il quale sul lato nord il protagonista non è tanto il ninfeo nel palazzo, ma è il suo giardino. Il fatto che la facciata sia poco decorata, anzi per nulla decorata,
spinge lo sguardo da un'altra parte, insomma, è bello ma neanche proprio. E infatti il giardino completa idealmente il nostro ritorno, nei vasi altrettante statue, scusate, nei vasi con altrettanti piante di limone, per la nostra Scusi. Deve stare in gruppo. Bene, grazie. Prego. Della conoscenza devota a Minerva, no? Dea della sapienza. Perché? Perché il suo sguardo vede attraverso le tenebre. Questo buffo, la civetta, vede de notte. Tenebre e ignoranza rappresentati, contrapposti, quindi dalla parte opposta, dal pipistrello, che oltre a fare un postifino è proprio il simbolo delle tenebre, e la lumaca, che poverina è il simbolo dell'ignoranza. Perché? Perché la lumaca vive sottoterra, non conosce il mondo. C'è una cosa che costringe la lumaca a uscire da sottoterra. Quando piove, l'acqua ti porta alla conoscenza. La libellula, che è il simbolo della illibatezza femminile. La libellula si riproduce deponendo le uova in una pozza d'acqua, poi se ne va, arriva il libellulo e fa il resto. Ma è la riproduzione senza contatto. L'illibatezza.
sono milanese io, banchiere milanese, figurati. Trasformo in oro tutto quello che tocco. Perché guardate, preparate le macchine infernali che si chiamano telefonini, perché grazie al mio potere ormai sovrannaturale, la mia acqua dona la vita alla chioccia, guardate. Grazie alla quale cova un uovo, che però è un uovo d'oro, perché io trasformo in oro tutto quello che tocco. La mia vita dona la vita, la mia acqua dona la vita, covo un uovo con cui vinco la morte, simbolo della rigenerazione, l'uovo di Pasqua. È la rigenerazione che vince sulla morte malgrado le cattiverie peggiori dell'uomo. Quindi ho donato... No, sta là. D'oro, eh? Trasformo in oro tutto quello che tocco grazie all'acqua. Quindi ho donato la vita, ho vinto la morte, il tempo a questo punto chi se ne frega, tanto nasco e muoio quando voglio io. E poi, sono strano, faccio piovere adesso. Sì, ho deciso. No, ma guardate, io mi metto qui. Ci crede che faccio piovere? Perché se batto le mani cambia il tempo. Piano piano, ho chiamato, arriva il suono lassù. Mi sentono i capi. Eccolo lì che arriva. No, ma se ribatte le mani torna al bel tempo. Provate voi, vediamo se c'è qualche nobile. Io dico di no, però forza, 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 coraggio. Vabbè, allora provo io, eh. Oh, allora, qual è sta storia? Ma ribatto le mani e torno al bel tempo. L'inferiato di ferro battuto che riprende l'idea del bosco. Facevano parte dei plani. Esiste ancora, eh? Dove c'è appunto questo affresco importante. Ci mettiamo a cerchio, va? Così state dove è asciutto. Ah sì, qua al centro c'è l'acqua. Quello che dico, state qua dove è asciutto. E c'è l'acqua, se mi spiego. Sicuro? No, guardate il pavimento asciutto, mettetevi sopra il pavimento. Grazie.
a cui si aggiunge due sassi di due colori differenti, il color ocra che rappresenta l'oro, il denaro, e il color rosso che rappresenta l'amore, la passione. Il denaro e l'amore sono i due elementi che governano il mondo da sempre. Si può fare del gran bene col denaro, perché posso costruire un ospedale o una ferrovia, ma posso fare anche del gran male, perché posso fare una guerra. L'amore è uguale, posso usarlo per farmi una famiglia, o posso farci una guerra. Qua spostare Elena di Troia, vedi almeno che è successo, no? Questo amore. Quindi il tempo la misura. La Terra intorno al Sole gira, ed eccoci che troviamo la prima stagione dell'anno. Infatti la statua ha una certa posizione della sfera e una fioritura della corona sulla testa primaverile. La Terra gira, quindi la vita prosegue, ed eccoci alla seconda stagione dell'anno, una posizione differente della sfera e una fioritura, compreso i frutti, matura, estiva. La Terra gira, la vita continua, ed eccoci... Lei in una posizione difficilissima. Vedete, una diversa posizione della sfera, cadono le foglie. Ecco che la Terra gira, la vita prosegue, arriviamo alla quarta stagione dell'anno con una diversa posizione della sfera e una fioritura assente, come in inverno. Dalla porta da cui siamo entrati un Mercurio, messaggero degli dèi, che indica verso sud. Dalla porta da cui usciremo una Venere con bambino e delfino che guarda verso nord. Ecco l'affresco voluto nella seconda metà del Settecento dal Duca Litta, realizzato dal professor Levati, che è docente di prospettiva all'Accademia di Brera. Il color oro, il denaro. La balaustra, il potere dello spirito. Gli altari sono una balaustra perché rappresentano appunto il potere dello spirito. Il colonnato doppio, il potere del denaro. Che siamo nella casa di un banchiere massone, lo si comprende dal fatto che mette il colonnato sopra la balaustra. A San Pietro Michelangelo fa il contrario. Anche lì devo dire a colonnato stanno messi bene, eh? Però perlomeno simbolicamente il balcone su cui si affaccia il Papa neoeletto è 2 metri sopra. Quindi la balaustra è sopra, vedete i simboli come sono importanti. Soprattutto però, in entrambi i casi, l'azzurro del cielo, l'universo, l'immensità. Ma soprattutto il vanto del Duca è che il suo affresco l'ha fatto il professor Levati, considerato un genio, oltre che direttore dell'Accademia di Brera. Mi affresco l'ha fatto il professor Levati. Ha capito chi ha fatto il mio... Ah, statue e i giochi d'acqua, dal basso e di lato. Giochi d'acqua che si fanno vedere, si fanno ascoltare, e per chi volesse attraversare... Signora, vuole attraversare? Gliel'ha portata il Duca Litta e probabilmente ci ha pure preso i soldi. No, no, anche lui non l'ha rubato. L'ha venduta. L'ha venduta. No, no, l'avranno... No, no. Con... L'ha preso e... Sì, ma non solo per gli altri. Agro del sedile e cortile della girandola, cortile perché... Perché il Duca voleva qui, come il conte lo faceva nella sala dell'uovo, qui voleva stupire davvero i suoi ospiti, Duca Litta nel Settecento, condividendo i suoi 3 grandi amori, perché il Duca ha 3 grandi amori. Primo amore che vuole condividere con gli ospiti è l'amore per il denaro. Beh, non è che fa tanto fatica, insomma. No, ecco. Da 30 miliardi. Poi generalmente ospiti della zona, di dove vieni, Milano è roba mia, Lodi è roba mia, cioè... fa la svelta a gonfiarsi. Secondo grande amore, l'amore per l'arte, per la cultura, e infatti chi vuole venire al centro con me gli faccio vedere l'amore per l'arte, per la cultura, perché in questo bellissimo spazio con le rocce in travertino carsico, il mosaico di sasso bianco, sasso nero e l'oro, il denaro, la sua scacchiera, che è lo stemma, e l'araldica DL, Duca Litta. Siamo al centro del suo universo, perché grazie a lui, che è lo sponsor, voi ma siete discoli, eh? Ma una roba! Ancora l'acqua, si dice no! Peggio la sezione.
sotto la sua radice, come se lui fosse lo sponsor, ci mette a disposizione Aurora e Crepuscolo, copia in gesso di quelle di Michelangelo. Oggi è facile vederle, passate a Firenze, una volta non era proprio facile, sono copie in gesso, eh? Sono Aurora e Crepuscolo, ma possono essere anche il giorno e la notte, l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, mettetela come volete. Ed è al centro del suo universo la possibilità di avere la bellezza, l'arte. Terzo amore del duca, beh vabbè, le donne, sette figli con la moglie, una ventina in giro, usava bravo, usava il ninfeo per fare affari, ma se riusciva a fare anche qualche conquista era contento. Quindi venga signor duca, lei interpreta benissimo il duca. Ne ho presa tanta di acqua. E no, lei è il duca, il padrone. Allora, il signore è già bello di suo, ma diventa bellissimo agli occhi delle signore perché, essendo passati due secoli, il signore c'ha in tasca 50 miliardi. Quindi è bellissimo lei. E quindi faccia le sue conquiste, due alla volta. Come si conquistano le donne nel Settecento? Ditemi donne se sbaglio, perché secondo me vale ancora oggi. Prima, ecco, ma adesso vediamo se vale ancora oggi. Vediamo, vediamo. Io dico di sì. Prima regola, fai vedere che hai tanti soldi. Bravo. E diciamo... Secondo devi averli. No, questo ce li ha davvero. Ah, bene. Ce li ha. Seconda regola, diciamo così, portale in un bel posto. Cioè, se io vi invito a cena a Gratosoglio, vabbè. Se mi invito a Monte Carlo, e guardate che bel posto che gli crea. Terza regola, falle ridere. Cioè, se uscite con uno, no, prima è unica, falle ridere. No, beh, la prima dei soldi secondo me vale di più. Però vabbè, falle ridere. Come fa a farle ridere? Fino adesso le donne sono state oggetto di scherzo, cioè hanno preso l'acqua. Finalmente le fa diventare soggetto dello scherzo, cioè saranno loro a bagnare noi. Allora, faccia le sue conquiste, due, perché lei va a due alla volta. Kenga. Ah, io. Una e due. Oh, contessa di nome? Luisa. E? Grazie. Luisa, grazie, prego. Allora, il conte, scusate, il duca le chiama a sé. Adesso voi che siete state a vedere Aurora e Crepuscolo, sedetevi, lei è nel mezzo, noi siamo attorno. Ma mi metto anch'io qua, guarda. Poi un troppo dietro. No, ma andate un po' dietro. Noi siamo qui attratti dalla bellezza, sto qui anch'io, di Aurora e Crepuscolo. Vedete che il duca Litta ci invita alla bellezza. Lei accompagni le sue donne in panchina, che è stretta apposta così le tocca. E si siede. Il loro peso attiva il gioco d'acqua e bagna noi. E quindi siamo noi stati l'oggetto dello scherzo del duca, e soprattutto le due ragazze sono state loro a attivare lo scherzo, quindi le ha fatte ridere, no? Certo, poi il duca è un po' mi conviene scappare, perché prima mi fa divertire bagnando gli altri, guardate cosa mi sarebbe successo. Quindi abbiamo bagnato gli ospiti, ma poi il duca bagna anche noi. Lui che è nel mezzo è un po' più asciutto, ma le due donne in bianco. Si siede anche lei lì, va? Si siede. Voleva sedersi prima.
luogo straordinario, ma anche bellissimo per le sue simbologie, ma anche proprio per la prospettiva. Siamo un po' come a teatro, eh? Lo spettacolo è finito, alziamo il sipario. Sipario sì. Guardate che bello il sipario. Vabbè, è un sipario un po' particolare, qui il teatro... Amore e sentimenti. Bene, possiamo proseguire. I due segreti, vi ricordo che dovete indovinare il funzionamento dei giochi e l'aspetto tecnologico. Io non ve li svelo, ma almeno sul primo, cioè il funzionamento dei giochi e degli scherzi, vi do una mano. Questa è l'unica stanza che contiene i reperti originali. Quelli che ci sono oggi sono identici, ma sono stati modificati. In realtà reperti quasi tutti settecenteschi, perché quando il Duca Litta arriva, ristruttura l'Infeo e fa gli impianti, anche noi a casa nostra, dopo 200 anni, forse anche prima. È rimasto qualcosa di cinquecentesco, che sono quei due tubi dell'acquedotto in terracotta. Guardateli bene, dopo vi dico perché di ricordarveli. Così come quel contrappeso, ce n'erano molti. Dopo vi dico perché sono importanti. La famosa faccia da contrappeso. Faccia da contrappeso, Invece gli altri sono pressoché tutti settecenteschi. Registri con i rubinetti, il tubo dell'acqua con gli schizzi, Il sifone, Sì, quasi tutto rotto, Fate conto che questo è rotto. Sì, ormai figuriamoci. Questi sono gli unici reperti originali, pochissimi trovati nel corso dei restauri, gli altri erano pressoché andati tutti persi, bucati, eccetera. Sono stati ovviamente sostituiti. Quelli che sono stati trovati originali sono stati raccolti in questa stanza per appunto dare una visione di questo tipo. Adesso attraversiamo le grotte nuove, così chiamate, perché realizzate su commissione del Duca Litta nel 700, che stanno simmetricamente opposte alle grotte vecchie del 500 che andremo a vedere subito dopo. No, quelli ci mettevano le lampade, erano sostanzialmente le lampade, dentro ci mettevano le fiaccole per dare luce al giardino, all'infeo, perché oggi siamo illuminati così una volta. E contrariamente a quello che pensavo, da qualche anno, diceva il nostro botanico, ma ti ha detto, ma hai fatto? Dice,
quelle cose lì. Porca, quindi faccio un altro cibo. Proprio reale. Dai, dai. Ai bambini. Cosa c'è? Preventiva? Ah no, ah no, piove. E chi non piove. Ha bagnato? Ma qui, anche qui c'è l'acqua, solo che sono in quest'aula. Ma perché in testa la borsa? Perché piove tanto? No, non piove, non piove sul bagnato. Ma lì bagnato. Sì, non c'è l'attenzione. Giardino incantato, giardino delle meraviglie, esedra semicircolare con queste rocce in travertino carsico, il mosaico, le conchiglie, bellissima zona. L'esedra è semicircolare, al contrario, no? Perché a chi è seduto consente in qualsiasi posizione di vedere lo spettacolo, ma contemporaneamente consente una certa privacy. Chi è seduto lì non vede chi sta qui e viceversa, perché insomma questo è appunto un giardino incantato. Perché è luogo del peccato? Dunque, se a Roma sono molto rigidi, a Milano lo sono molto di più, perché confiniamo con i protestanti, insomma. Quindi l'invasione protestante. Pensate, in questo periodo nasce la famosa logica, rimasta in Italia per poco tempo, per fortuna. In altri paesi, Svizzera, Francia, sta cambiando un po' adesso, parti della Germania, che non c'è bidet. Voi sapete perché non fanno bidet? Perché per farsi bidet bisogna toccarsi. E questo ti fa venire chissà che strani pensieri. Questo è il contesto storico. Voi pensate cosa significava essere in... per me fa venire punto e basta, ma insomma, vabbè. Noi dopo 150 anni abbiamo capito che era una stupidaggine, loro ci hanno messo un po' di più. Pensate cosa significava per il conte invitare donne e uomini, i suoi ospiti, in un luogo così. Ci sono addirittura tre naiadi, tre divinità di fiume che si mostrano aperte, diremmo oggi. Vedete un po', cicciottelle, bianche, sono marmo di Carrara. Le due esterne le ha realizzate Cesare Procaccini, il fratello di Camillo. Anche allora i fratelli maggiori cercavano di aiutare i fratelli minori. Vedete, sono due divinità che si mostrano agli ospiti del conte, ma non si concedono lo sguardo. Non è vergogna, l'esatto opposto. Insomma, noi siamo umani. Posso anche farmi vedere un po' biotta, ma che io vi guardi anche negli occhi, adesso stiamo veramente esagerando. Loro si beano nella loro stessa bellezza riflessa nelle vasche. Superbia, narcisismo. Dopo ci sono le luci, una volta naturali, la ragnatela è naturale, adesso artificiali, così rende meglio. Vedrete con l'acqua che cade a cascata, che riverberi, si increspa tutto. Perché se le due esterne non ci guardano, quella centrale, la Venere Tentatrice, l'opera più importante dell'impero, perché questo è marmo di Carrara, ma è del Prestinari, lo stesso che ha fatto le statue del tuo. Questa è una coppia all'interno, ce la teniamo all'interno della villa, perché questa è l'unica che se si prega del suo valore. Vedete che è un po' strabica, ci fissa, è la Venere, no? La Venere Tentatrice che ci chiama, venite a vedere il peccato. Tutto ciò che fuori è vietato qui è auspicato, e chi è venuto a vedere il peccato sarà premiato, chi è scappato sarà colpito. Vediamo chi è vicino, ha ceduto alla tentazione, e allora mi mostro al bagno, guardate. E proprio perché avete ceduto alla tentazione, un velo d'acqua divide noi che restiamo umanità da loro che sono divinità. Guardare, non toccare. Intanto si increspa l'acqua e realizza questi riverberi di luce. Guardate che bello il marmo che si bagna, A destra e a sinistra, per chi non ha voluto cedere al peccato, la punizione. I giochi d'acqua si fanno vedere, ascoltare, toccare.
Non avete ceduto al peccato, adesso sarete puniti, guardate, a destra e a sinistra. Signore non aveva problemi. Tanto non aveva problemi, in effetti. Facciamo più fatica adesso. No. Guardate che bello, nella seconda metà del Settecento il Duca Litta amplia il giardino incantato realizzando l'Eden, il paradiso terrestre. Bellissime le rocce, bellissimi i mosaici, tre colori, bianco, nero e rosso, zona delle cinque terre. Queste rondini che volano verso la finestra, cioè se noi camminiamo verso la finestra le rondini se ci seguono, vengono con noi, ci accompagnano. Quando noi torniamo le rondini tornano con noi. È un effetto ottico, le rondini. Se ci mettiamo lungo le pareti e ci schiacciamo e ci giriamo, vediamo la funzione di questo paradiso terrestre. È un po' una platea, eh? E vedete che siamo in leggera discesa e in fondo c'è il palcoscenico, gli archi a volta per far entrare la luce dall'alto, il riverbero delle vasche con l'acqua. Allargatevi che voi siete belli, ma non tanto quanto lo spettacolo. Perché qual era lo spettacolo del paradiso terrestre? Il lato B. Il lato B. E mica la Belen che ha inventato di far vedere il lato B, la farfallina. Farfallina è sempre stato uno spettacolo, dai secoli dei secoli. Perché?
Il sugo lo scureggia. Potrebbe anche succedere, me l'ha già fatto la Marica oggi. Tipo scaricatrice di porto. Ecco il segreto. Tutto sul drago, cascate mormorio, organo, ecco il segreto. Venerare, non tagliamo i fili. Ecco di noi. Comunque c'era anche il tritone che buttava fuori l'acqua, solo che le pulite erano. E non tutti hanno trucco. Non fare sarà cinesca, fare il rubinetto. Fatto niente, cazzo. Sonorità. Dietro questa porta l'acqua cantuta al muro e ricrea l'effetto della cascata. Dentro qui, proprio come Villa Adriana, Villa Farnese a Tivoli, c'è un organo d'acqua che ricrea, quindi sono i vari registri, fa diverse, ripeto, sonorità. Qui, oltre alle cascate, attraverso gli ottoni ricrea un po' l'effetto del canto degli uccelli. Questa zona è stata completamente restaurata, anche i giochi d'acqua, progetto fatto, soldi pronti, c'è un problema, non c'è il materiale, perché i tamburi di oggi hanno una conciatura delle pelli che è artificiale. Il bronzo dell'organo, buonanotte, l'ottone, buonanotte, e allora la sovrintendenza dice, vabbè, fermiamoci, quando troveremo per sbaglio del materiale vecchio, vediamo cosa si può fare. Insomma, ci vuole un po' di fortuna anche a volte, oltre che grande tecnologia. Noi insomma, la sovrintendenza ha coordinato quasi 20 milioni di opere di lavori, di restauri, di cui un pochino il comune, un pochino Fondazione Cariplo, il grosso Regione Lombardia. Un po' la pubblicità. Poi viene, ma così, di getto, cosa vi viene in mente? L'acqua dove la prendiamo? Il canale giustamente non c'era. Bravissimo, un pozzo, normalissimo buco d'acqua, cioè buco nella terra. Sapete che a Milano, qui, siamo pieni d'acqua. Però sta sottoterra, porca bestia. Qualcun altro l'ha detto prima, che l'acqua è un po' calda ogni tanto, perché, l'ho detto bene lei, c'è un serbatoio. Infatti proprio sopra di noi c'è un serbatoio, ecco perché se venite nelle giornate molto calde, dai giochi d'acqua, soprattutto i primi giri, c'è un po' calda, tiepida. È il motivo per cui, apre più di una parentesi, viene aggiunta di cloro e cianuro, per evitare che, stando al caldo, si sviluppino i batteri. Quindi possiamo anche berla, insomma, non crepiamo. Forse cadono i capelli. Però bisogna portarcela. Però bisogna portarcela. Non c'era. Questo è il problema. Nel 500 non c'era. Ma i vasi comunicanti vanno a pari. Quindi da sotto sta sotto. Però attenzione, ricordiamoci che siamo in una proprietà dei Visconti Borromeo. Il bisnonno, trisnonno in realtà, comunque sono gli eredi degli Sforza, bravo, perché il signore ci ha avuto per 40 anni in casa un matto che di nome faceva Leonardo e cognome Da Vinci, che sull'acqua qualche ideuzza ce l'aveva, tant'è che il conte, cioè il signor Sforza, insomma, duca, perché allora era duca, gli dice: Leonardo, guarda che qui la città si sta ingrandendo, mi serve acqua, non ce la devo portare per i trasporti, per l'agricoltura, mi serve l'acqua. Sei piatto, porca miseria. A Roma è tutto facile, ci sono i colli. A Pisa c'è il fiume, a Torino c'è il Po, a Milano una mazza, E poi piatti. I navigli allora arrivavano da Abbiate Grasso, perché lì un po' di discesa c'è, bisognava portare. Voi sapete che il naviglio da San Cristoforo alla Dalsena va in salita, perché il centro di Milano è più alto dalla sua periferia. Casino, disastro. Leonardo, forse a farsi fatti propri, ogni tanto andava sul lago di Pusiano, che sta tra Como e Lecco. Si sedeva,
Lago di Pusano è leggermente su una montagna, collina, diciamo così. Si rende conto di una cosa strana per l'epoca. L'acqua del lago è ferma. Sì, se c'è il vento è un po' increspata, ma il lago rispetto al fiume è fermo. La stessa acqua dello stesso lago a valle ha una velocità pazzesca, pressione diremmo oggi. Tant'è che nell'Ottocento l'Edison ci fa una centrale idroelettrica. Porca, ci pensa un po', diventa pazzo. Questa storia che lì è ferma, là va. Poi osserva la natura. C'è una forza misteriosa in natura che fa cadere tutto, ma proprio tutto, acqua compresa, dall'alto verso il basso. Newton scopre sta cosa 90 anni dopo. Tant'è che Leonardo non capisce il meccanismo, capisce solo che c'è sta cosa qui. E lo scrive nel suo codice atlantico. Il signore di Milano che mi ha chiesto di dare più acqua alla città, ho individuato un'unica soluzione, sia lei con la natura. È impossibile vincere la natura, troppo forte per l'uomo. Alleala, alleatici. Tu alza l'acqua e poi ci pensa la natura. E infatti fa alzare le sponde dei navigli in maniera tale che l'acqua si alza e supera la salita. Se voi andate ad Abbiate Grasso, le sponde sono più alte, l'acqua è molto vicina e poi supera, sfiora e poi va perché appunto ha acquisito banalissimamente oggi, sei secoli fa, tant'è che prima di lui dice, prima di lui non c'era arrivato nessuno. A Roma, costruttori dei più grandi acquedotti del mondo, il problema non se l'erano mai posto perché c'hanno i colli. Napoli, altra città straordinaria per i pozzi, Pompei, eccetera, c'hanno le montagne. Milano è l'unica città dell'impero piatta, e quindi capite che era un problema. Allora, dobbiamo prenderla da sotto, metterla sopra, c'è il passaggio, ma non c'erano le pompe, ma qualche idea Leonardo ce l'ha avuta. Andiamo a vederla ancorché da fuori, insomma. La torre c'è il pozzo, profondo 20 metri circa. Vi ricordate che vi ho detto, guardate questi tubi in terracotta? Sì, sono i tubi che mettevano in collegamento il pozzo con la parte superiore del serbatoio. Dentro, proprio sui disegni di Leonardo da Vinci, l'ingegnere militare idraulico Ramelli ci disegna, ci progetta e poi ci realizza una vite senza fine o torchio dell'acqua. Banalmente il cavatappi del vino. Sì. Stes, un po' più grosso. Sì, è vero. Ecco perché sono importanti i contrappesi. Noi ne abbiamo trovato uno, ma probabilmente ce n'ho di più perché bisogna tenere 20 metri dal sotto. Pensate che per far girare sta bestia non era sufficiente la forza umana, e gli va legato un cavallo. Probabilmente con la carotina. Il cavallo gira due giorni e due notti, spero lo cambiasse. Il cavallo gira, fa girare la ruota, fa girare l'ingranaggio e quindi pesca l'acqua dal pozzo, la solleva
riempie il serbatoio. Essendo più in alto, poi la natura fa il suo corso. Funzionamento attuale è identico con due modifiche e mezzo. Primo, non c'è più il porto, c'è l'acquedotto della città. Secondo, non c'è più il cavallo, c'è una pompa. Terzo, appunto, come vi dicevo, per evitare che si sporchino i marmi e che si ammalino le persone, perché sta al sole tutto il giorno la famosa legionella, cloro e cianuro che servono per... Poi moriremo di cianuro. Ci vorrebbe quasi, Fa un po' casino, soprattutto se avete un'altra che pensa la natura. Vediamo non come stava, perché si è fatto di base. Qualche vetro rotto, un figlio lì che ha portato il caos, mi ha tagliato un ramo, l'ha tirato lì. Dunque, 1775, la figlia del punto della sua sposa con per questo il duca gli fa un regalo, la fontana, però vuole anche essere un omaggio a voi, agli ospiti che allora è il nostro di allora. Comunque vedi qua, ti fa un regalo, tanto lavata. Ecco la figura femminile che col sorriso è adagiata. Vedete, la particolarità è che il soggetto a cui è dedicata la fontana Galatea non spruzza. Di solito nelle fontane il soggetto spruzza. Qui non solo lo spruzza, vedete che col sorriso è adagiata, è sfiorata e colpita dai getti d'acqua. Succede a lei, Galatea, una divinità, quello che è successo a noi. Abbiamo ritrovato il sorriso perché siamo stati sfiorati e colpiti dai getti d'acqua. La parte centrale è marmo di Carrara. La balaustra con le 8 statue sui 4 lati, marmo di Candoglia, lo stesso del Duomo di Milano. Quello è molto bianco, questo più grigio rosa. Di sera la differenza si vede poco, di giorno sì. Ma veniamo alla leggenda. Galatea è una divinità. Figlia di Teti e di Oceano, vive nell'Olimpo. Fa innamorare tutti gli dei per il suo sorriso. Lei però si innamora di Ace, un pastore che cura le greggi di Polifemo. Per chi conosce il luogo straordinariamente bello, Aci Tresca, Aci Reale, Aci Castello, no? Sono gli Ace, i pastori di Polifemo. Questo Ace deve essere stato Brad Pitt un cesso, perché figurati, questo che poteva avere tutti gli dei, si innamora di questo, una bellezza straordinaria. D'altronde noi terreni sono belli, tutto in tutto il mondo. Per questa ragione chiede a Giove di essere esentata dalla sua condizione divina per potersi unire all'amore del suo Ace. Giove gli dice, sei matto. Gli fa notare tre cose. Primo, il passaggio dalla divinità all'umanità comporta il passaggio dall'immortalità alla mortalità. Chi te lo fa fare? Secondo, al contrario degli amori divini, gli amori terrestri vanno e vengono. Sappiamo tante di storie, no? Di persone che si innamorano e poi smettono. Quindi, ma chiuso, eh? Terzo, il passaggio è senza ritorno. Cioè, la divinità, l'umanità, se poi non bene le cose, vuole tornare indietro. Quindi, ma tutte le cose. Però voi conoscete le donne. E poi, bravo, Marmo. Sono innamorata, voglio andare, e va. Però diciamoci la verità da maschietti, le donne sono gnucche, ma noi se siamo gelosi siamo un po' stronzetti. Giove, indifferito per il fatto che gli venga sottratta da un umano, pure pastore, la divinità che faceva innamorare tutti con suo fratello, ne trae un tranello. La libera dalla sua condizione divina, ma non la libera dalla sua condizione etere. Quindi lei si presenta al suo pastore Ace, lui non la può vedere, non la può sentire, non la può toccare, una tragedia, mai se ne innamora. Lei prima si incazza con lui, cambia mai il mondo, poi si rende conto che non è neanche colpa di lui, è anche lui vittima del tranello, e quindi perde il suo sorriso, che era stato il motivo di amore di tutti gli dei. Perde la gioia di vivere. Erra nei tempi e nei luoghi senza riuscire più a lenire le sue pene d'amore.
fino a quando, grazie al Duca Litta, è arrivato volontariamente. Un luogo così straordinariamente bello, così straordinariamente romantico, dove viene sfiorata e colpita dai getti d'acqua, ritrova il suo sorriso, ritrova l'amore, ritrova la gioia di vivere. Si ripresenta da Giove e gli dice: guarda, me l'hai fatta adesso. Ma sono anche disposto a perdonarla. E mi chiede che tu mi trasformi in marmo bianco di Carrara. Perché? Il marmo di Carrara è il più bianco che si conosca, puro, come è stato puro il suo amore, mai consumato, ma anche il più resistente. Guardate che differenza tra i marmi, se lo vai perché è perfetto, perché è il più resistente che ti conosca, per avere la certezza di stare più a lungo possibile nel tempo qui, perché adagiata qui, sfiorata e colpita dai getti d'acqua, ho ritrovato il sorriso, ho ritrovato l'amore. Da qui la leggenda appunto che anche per i nostri ospiti di oggi essere sfiorati e colpiti dai getti d'acqua porti l'amore infinito, l'amore eterno, cosa volete di più? Ho dato anche l'amore eterno. Così viene da cattare a... Ma saranno? Sì, dai, andiamo. Così finisce la visita all'Ainate, la villa di Visconti. Visconti, cos'è? Visconti Litta, no? Cos'erano Visconti Litta? Oh.